Per verificare e sondare in che misura realmente i cittadini hanno la possibilità di essere assistiti quando hanno problemi di salute, abbiamo dato loro la parola in modo diretto proprio a gennaio di quest'anno. Abbiamo fatto un'indagine campionaria sui cittadini italiani e abbiamo avuto dei risultati che in qualche misura confermano quello che ci si poteva aspettare. Il 22,3% degli italiani ha difficoltà a sostenere le spese mediche. E questo è più evidente in alcune regioni, non c'è uniformità sul territorio italiano, come un po' ci si poteva aspettare. In particolare, a fronte del Nord-Est, che ha una quantità di cittadini sicuramente inferiore alla media in difficoltà, diciamo solo tra virgolette 1 su 10, abbiamo un problema evidente nelle isole, dove sono più del 40% i cittadini che con grande fatica sostengono le spese mediche. E c'è una relazione anche con la condizione occupazionale. Sicuramente i cassintegrati e i disoccupati, gli inoccupati, anche per la loro insicurezza nella prospettiva verso il futuro e per la mancanza di liquidità, hanno grandi difficoltà a sostenere le spese mediche. Addirittura il 50% degli inoccupati, ma anche il 41% dei cassintegrati, e sono percentuali sicuramente preoccupanti. Abbiamo poi voluto chiedere agli italiani quali comparti della spesa sanitaria tendono a sacrificare. Il quadro è abbastanza evidente, si tende a sacrificare di fronte a delle difficoltà quelle spese mediche che sembrano meno impellenti o irrinunciabili. Infatti più del 32% degli italiani rinuncia alla prevenzione, quindi ai controlli periodici, ai controlli medici. E proprio la prevenzione è invece uno dei settori cruciali, evidentemente, per le donne come per gli uomini. Abbiamo riscontrato che non ci sono in questo grandi cambiamenti. È proprio sulla prevenzione che invece bisognerebbe puntare. Ci sono poi persone che rinunciano alle spese dentistiche, che sono sempre percepite come meno cruciali rispetto ad altre, non c'è dubbio, quindi abbiamo un 27%. E un 25% che rinuncia avendo difficoltà a quei trattamenti di carattere estetico. Però abbiamo anche un cittadino su 5 che rinuncia alle spese per visite specialistiche, quindi in corrispondenza con delle patologie specifiche, e lì invece si possono annidare senza dubbio degli elementi di grandissimo allarme. E sempre un cittadino su 5, quando ha difficoltà, deve rinunciare, come ha fatto anche nel corso dell'ultimo anno, a terapie mediche, vere e proprie cure. Anche in questo caso ci sembra un campanello d'allarme da non sottovalutare. E ritroviamo la maggiore difficoltà nelle isole, meno fortunatamente nel nord-est, e la maggiore difficoltà di chi non ha un lavoro e di chi si trova in cassa integrazione. Questo è un quadro generale che ci dice, anche guardando come abbiamo fatto, analizzando un po' le spese e i consumi in generale degli italiani, abbiamo visto che le spese mediche devono un po' trovare il loro spazio all'interno di tantissime spese, in un quadro di affanno economico. E quindi spesso per pagare le utenze, le bollette, il costo dei figli, la scuola, si deve rinunciare anche a qualcosa che realmente sarebbe irrinunciabile. Magari si rimanda e poi si parte con l'idea di rimandare, in realtà quelle visite o quei controlli non vengono mai fatti.